Buongiorno, ben ritrovati con Fake News. Oggi parleremo di una vicenda drammatica, tragica, straziante, che è quella del suicidio di Saïd Visin, il giovane calciatore che aveva anche militato nelle giovanili del Milan, che si è tolto la vita, nocera inferiore. Perché parleremo di questa storia all'interno di questa rubrica dedicata alla disinformazione? Perché, come vedremo, il movente che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita non è quello del razzismo, come invece hanno divulgato per giorni, non soltanto i media mainstream, ma tutta una serie di personaggi politici, intellettuali, ovviamente legati alla sinistra, al politicamente corretto, che in qualche modo hanno cercato di far sentire in colpa la popolazione, utilizzando una delle tecniche auree che rientra anche nello pseudo decalogo Chomsky, che è quella appunto del colpevolizzare il popolo. Colpevolizzarlo per cosa? Farlo sentire in colpa perché è come se la popolazione, quella italiana, fosse costantemente razzista e come se ci fosse appunto un'emergenza razzismo nel nostro paese. Ora, senza voler in alcun modo sottovalutare le discriminazioni che ovviamente esistono ancora oggi nel 2021, vedremo però come la vicenda è stata assolutamente distorta, è stata strumentalizzata e come si sia creata una vera e propria forma di speculazione, a partire dalla ex psicoterapeuta del ragazzo che, dopo aver saputo della sua morte, ha ripreso un suo vecchio posto, un posto di 30 mesi fa, che Said aveva pubblicato su Facebook, ha ricondiviso questo post e quindi in qualche modo ha dato adito a far credere che in realtà questo fosse, diciamo, una lettera da Dio, il testamento spirituale e in qualche modo che questa fosse anche la causa per cui si era tolto la vita. Questo post è diventato virale, è stato ripreso da diversi quotidiani, tra cui il Corriere. Il Corriere della Sera ha lasciato anche intendere che il contenuto della lettera di questo posto, che erano contro il razzismo, contro le discriminazioni, però lo ribadisco, era stato scritto nel gennaio del 2019, fosse in realtà il motivo del suo gesto estremo, tant'è che in diversi passaggi leggiamo una lettera straziante, lucida, potente, così potente che puoi vederlo, Said, mentre scrive, e ci sono poi degli stralci di questa lettera. Poi, più avanti, vengono proprio interpretate le parole di questo posto come il suo testamento. Parole drammatiche, leggiamo, lette anche al suo funerale, che sono anche il suo testamento. Il risultato? Siti e quotidiani hanno ripreso ovviamente questo messaggio facendolo diventare la lettera d'addio del ragazzo. Il fatto è che poi sono intervenuti i genitori, la mamma e il papà adottivi di Said, per spiegare che il razzismo non c'entrava assolutamente nulla con le motivazioni che lo hanno spinto al suicidio, che quindi non era sottoposto a discriminazioni, che più in generale di smetterla perché non era questo il movente che lo aveva appunto spinto a togliersi la vita. Vi sono state diverse interviste, diverse dichiarazioni in cui con fermezza i genitori di Said hanno ricalcato il fatto che non si sia trattato di razzismo. Addirittura nel corso di un'intervista è stata ripresa in un articolo tra l'altro del giornale, la mamma di Said ha posto l'accento sull'isolamento che i ragazzi hanno vissuto durante la pandemia, perché Said avrebbe vissuto durante il lockdown un periodo molto buio da cui non sarebbe poi riuscito a emergere. Se ne stava chiuso 24 ore su 24 in una stanza dello studentato, ha raccontato. Quello che dobbiamo fare è non lasciare i ragazzi da soli, devono stare insieme e socializzare. E la stessa cosa, anche qua, il padre Walter Visin, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente campana Telenuova, ha ribadito che il razzismo non c'entra con la morte di nostro figlio, che nostro figlio aveva cancellato l'Etiopia ed era felice, che invece, insomma, i problemi erano
iniziati poi durante il lockdown. Quindi questa vicenda sicuramente è tragica, è stata in qualche modo distorta. Si è voluto utilizzare lo spauracchio per l'ennesima volta, non è la prima volta che accade, del razzismo per specularci sopra a livello politico, per ritornare sul fatto che nel nostro paese esista un allarme, in questo caso un allarme razzismo e discriminazione, per far sentire in colpa le persone e per ovviamente per poter portare avanti delle rivendicazioni a scopo politico. Questa è una fake news, la ricostruzione della vicenda è totalmente errata, tant'è che l'hanno anche ribadito i genitori, il fatto che ovviamente 30 mesi fa avesse scritto quel posto è assolutamente giustificato, cioè il fatto che condannasse il fenomeno del razzismo e delle discriminazioni e che magari le avesse anche sentite su di sé, sulla sua pelle, non significa che però questo sia stato lo scopo, il motivo per cui sia arrivato a commettere un gesto estremo. E tutti coloro che invece in questi giorni hanno voluto in qualche modo strumentalizzare la vicenda e continuano a speculare su questa storia, dovrebbero probabilmente loro sentirsi in colpa o comunque smettere di rispettare il silenzio che chiedono i genitori di questo ragazzo.